Ci troviamo nella sede C a Valle del Lirno di Baronissi, associazione nata da tempo per tutelare gli interessi degli imprenditori, dei commercianti e degli artigiani di Baronissi. Siamo con il presidente Gerardo Domenico De Vivo, i soci Gerardo Del Regno, Alfonso Fenza e Carmine Sessi. Presidente De Vivo, dopo il sit-in pacifico del 2 novembre scorso davanti al Comune, voi avete avuto una promessa di un incontro col sindaco, c'è stato? Beh, diciamo che per varie vicende legate anche a questo ulteriore lockdown che è sopravvenuto dopo questa data, praticamente c'è stato, diciamo, l'impossibilità. Devo dire che abbiamo trovato la disponibilità dell'amministrazione ad interfacciarsi con quelli che erano i punti, insomma, i proposti nel sit-in, che, come lei ha ben detto, voleva essere comunque una manifestazione alquanto pacifica, fatta di proposte, non sostanzialmente di proteste. Quella in primis era dell'apertura di un tavolo di confronto, per risolvere i problemi inerenti al commercio, all'industria e all'artigiano del territorio. Quello che oggi praticamente chiediamo, e lo chiediamo con forza, è che questo tavolo di confronto si verifichi. Abbiamo trovato la disponibilità, non ultimo un comunicato del sindaco, il quale ha espresso apertamente la disponibilità di questo confronto. Sottolineo che la CIA Irno, io in qualità di rappresentante dico, la CIA Irno è unita e non prende delle decisioni autonome, in quanto, diciamo, è unita nelle decisioni. Per dire, qualora si dovesse verificare un evento che ti precluda una discussione, la CIA Irno la prende tutti quanti assieme. Quindi qualsiasi azione fa la forza. Presidente, ma in questo incontro che si dovrebbe tenere mercoledì prossimo, voi cosa andrete a chiedere al sindaco? Beh, sicuramente andremo a sottolineare già le richieste che abbiamo fatto in occasione del sit-in del 2 novembre, dove praticamente chiedevamo un tavolo di apertura, un confronto diretto proprio in merito al Covid. Praticamente ci ritroviamo giorno per giorno ad affrontare nuove esigenze, nuove problematiche che praticamente, ecco, i commercianti oggi sono disorientati, non sappiamo se oggi siamo in zona gialla, se siamo in zona arancione, e questo un po', diciamo, che preclude questo, praticamente, un modo, ecco, di fare, un modo che purtroppo, devo dire, è disagiato economicamente. Noi come CIAINO ci stiamo muovendo in varie direzioni, stiamo chiedendo devo dire che abbiamo ottenuto la sospensione della DAR. Questa, diciamo, è una proposta che già avevamo fatto in occasione del sit-in, e devo dire che la CIAINO ha ottenuto un successo per questa cosa. Abbiamo chiesto in occasione proprio del sit-in lo sgravio dalla tassazione dell'occupazione del suolo pubblico, l'abbiamo ottenuto. Per questo noi, diciamo, verso queste cose siamo consapevoli che l'amministrazione ha seguito quello che erano le richieste della CIA Irno, che rappresenta comunque il volere dei commercianti e gli industriali del territorio. Per quanto riguarda le altre richieste, ecco, noi avevamo proposto proprio in quell'occasione di promuovere, diciamo, il commercio a Baronissi e di sensibilizzare i commercianti nonché gli avventori in un commercio fatto più soft, senza pensare troppo, diciamo, anche nel rispetto delle norme contro il Covid, di pensare a un commercio più aperto. Queste erano le nostre richieste, e innanzitutto, ecco, in quell'occasione avevamo chiesto all'amministrazione di promuovere il commercio a Baronissi senza incalzare più di tanto, ecco, comunicare la paura che oggi fa più male e fa più paura, e lo dico, lo sottolineo, del coronavirus. Ecco, il consigliere Carmine Sessa, il presidente parlava di questi problemi relativi ai DPCM che vi penalizzano e vi disorientano. Voi che cosa chiedete? Niente, chiarezza, chiarezza, e soprattutto nei tempi giusti, perché alla fine
fare un DPCM, organizzarsi per il lavoro non è facile, soprattutto nelle varie attività, soprattutto quelle della ristorazione. Nella ristorazione bisogna organizzarsi per tempo, per trovarsi pronti all'apertura. Grazie. Passiamo ora al altro consigliere della CIA Valle del Lirno, Gerardo Del Regno. Siamo in prossimità delle festività natalizie e voi avete programmato d'intesa con l'ente locale qualche iniziativa? Praticamente non abbiamo organizzato quasi niente, perché in questo momento buio chiedere un ulteriore, diciamo, contributo ai commercianti era illogico, però qualcosa l'abbiamo organizzato. Abbiamo organizzato una raccolta fondi, si chiama denominata Insieme per un Sorriso, praticamente una raccolta fondi per una casa di riposo di Saragnano. Praticamente che cos'è? Noi vogliamo dare un messaggio, perché sono praticamente la categoria più disagiata. Cioè, il messaggio era perché tutti i morti, praticamente la maggior parte sono praticamente le persone della terza età, e sono proprio quella categoria più decimata in questo periodo di Covid, e quindi abbiamo tentato di raccogliere dei fondi per comprare delle macchine per l'utilizzo, diciamo, per avere, diciamo, un utilizzo migliore dell'assistenza a questi anziani. E come verrà articolata questa iniziativa? In primis organizzeremo noi una raccolta, tutti i soci fondatori facciamo una raccolta fondi, poi abbiamo chiesto alle attività del posto se volevano volontariamente dare un contributo, e abbiamo chiesto anche all'amministrazione, perché è patrocinata anche dal comune di Baronissi, di sensibilizzare al commercio e all'industria artigianale del posto, di fare questa iniziativa di un fondo volontario. Voglio ricordare, mi associo alle parole del consigliere Gerardo Del Regno, che questa casa di cura di riposo per anziani RSA di Saragnano purtroppo ha avuto decine di contagiati, non solo tra gli ospiti, gli anziani, ma anche gli stessi operatori, costretti a lavorare in una situazione molto difficile. Chiudiamo con il consigliere Alfonso Fenza. Diceva il presidente un confronto con l'amministrazione comunale, ma come sono i rapporti di collaborazione con l'ente locale? Innanzitutto buonasera a tutti. Tengo a precisare, insomma, che la collaborazione, lo spirito con il quale ci siamo, la CIA è nata e si è posta nei confronti delle autorità locali, è sicuramente uno spirito costruttivo e collaborativo. Questo chiaramente perché la CIA IRNO è un'associazione di categoria, per cui è un'associazione in effetti che tutela e quindi garantisce quelli che sono i diritti e le richieste che vengono presentate o che si presentano di volta in volta da parte, insomma, dei rappresentati. Volevo fare una premessa per quanto riguarda, insomma, questo discorso. Noi abbiamo fatto innanzitutto, come ben sapete, abbiamo fatto un sit-in, quindi abbiamo aperto questo tavolo di confronto con qualche mese fa con l'amministrazione. Il sindaco è stato molto gentile e collaborativo, è venuto da noi, insomma, sotto chiaramente nostra richiesta, ed è assolutamente lo spirito con il quale lui stesso si è posto nei nostri confronti è stato sicuramente uno spirito costruttivo. Da lì in poi chiaramente il problema Covid, che purtroppo è ancora tutt'oggi presente, non ci ha permesso, ecco, di poterci confrontare. E tanto è vero, insomma, che poi da qui forse si sono anche oggi, insomma, alla luce della nostra lettera, insomma, successivamente alla lettera che abbiamo presentato, in modo in buona fede, ecco, ma solo, appunto, ripeto, sempre con lo stesso spirito, che è quello, appunto, costruttivo, abbiamo presentato al sindaco, c'è stata una risposta, insomma, sui social da parte del primo cittadino, che in un certo qual senso ci ha un po', destabilizzato, ma in senso, con grande rammarico, voglio dire, assolutamente non con tono polemico, perché il nostro intento non era assolutamente quello di voler contraddire o di voler polemizzare, assolutamente, però è anche doveroso, voglio dire, precisare che due cose, due aspetti, perché dal messaggio che si evince all'interno, insomma, della letto sui social, eccetera, in risposta a quella che è stata la nostra lettera
effettuata appunto da parte del sindaco, e che la CIA Irno forse non era a conoscenza, comunque c'erano insomma una sorta di disguidi all'interno dell'associazione stessa. Questo assolutamente non è vero. Precisiamo assolutamente che la CIA è unita e compatta, e tutto quello che esce fuori, al di fuori di quello che appunto viene organizzato, programmato e discusso all'interno delle nostre assemblee, è tutto concordato. Dal primo all'ultimo, e lo stesso insomma desiderio, e quindi continuo insomma, ma sicuramente sarà stato solamente, io ripeto, è stato sicuramente solo un disguido tra noi e chiaramente il sindaco, sicuramente con la riunione che sarà stata che è stata insomma prevista, questa sorta di riunione che è stata prevista, incontro per mercoledì, sicuramente avremo modo di chiarire e di appunto da qui in poi insomma essere, come dire, costruttivi insieme e proseguire per questo insomma, come dire, viaggio nel commercio della Valle dell'Irno insomma. Ecco, ringraziamo tutti i componenti dell'associazione CIO Irno di Baronissi, l'associazione dei commercianti nata per tutelare gli interessi dei commercianti, artigiani e imprenditori di Baronissi. Auspichiamo un incontro costruttivo, quello di mercoledì con il sindaco, ma soprattutto ci auspichiamo una ripresa importante per il commercio e non solo qui a Baronissi. Speriamo che l'emergenza Covid possa essere superata al più presto, ma confidiamo anche nell'aiuto concreto, pratico delle istituzioni locali, regionali e nazionali nei confronti di una categoria, tra l'altro già penalizzata per il commercio online, ma anche e soprattutto per la scelta, a mio modo di vedere, scellerata di aprire nuovi centri commerciali qui in zona.